Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beredir e questo è Slain, Back from Hell. Ho pensato che dopo aver spaziato un po' in altri generi, era il caso di tornare ai miei vecchi, cari Metroidvania. E quindi eccoci qua, con questo piccolo gioiellino che ho già iniziato svariate volte, poi ho lasciato perdere, poi ho iniziato, perché ho troppi giochi da finire, veramente troppi. Dannazione, ne ho troppi. Comunque, questa quarantena mi sta portando l'occasione di continuare altri giochi, quindi ricominciamo. E vediamo anche perché credo che ci sia una storia, ma chi può dirlo? Andiamo a vedere. Bathorin, svegliati. Le terre piangono ancora una volta. Sollevati. Ah, va via, spirito. Ti ho dato abbastanza l'ultima volta. Ah, mi riconosci, Bathorin. Invero, ora va via. È di nuovo il tempo, guardiano. I tuoi figli hanno bisogno di te. Ti ho già detto che non ho figli. Ora lasciami al mio sonno. Ah! Perché, spirito? Tu sai quello che deve essere fatto. Quando sarete riuniti, i demoni saranno ricacciati. O qualcosa di simile. Servici bene, Bathorin, e possa il fuoco, il ghiaccio e l'acciaio prevalere. Oh yes! Andiamo all'avventura! Mentre i vili eserciti di Lord Vrol sorgevano dalle terre cadute a sud di Chat, coloro che si opposero ai mostruosi invasori vennero massacrati senza pietà. La vittoria fu rapida e brutale, sulla scia di quell'orda dilagante, tutti gli angoli della terra furono inondati di sangue. Oh yes! Bathorin, ci incontriamo ancora. È davvero una guerra eterna quella che combattiamo. Non ti conosco, abominio, ma noi combatteremo. Silenzio, mortale! I miei servitori si occuperanno della tua insolenza. È, come dire, un gioco estremamente metal. Non posso definirlo in un'altra maniera. È metal. Cioè, potremmo prendere e farci una bella copertina degli Iron Maiden. Aia. Ehi. Morite tutti e tre. Bravi. Bravi che muoiono quando glielo dico io. Sono obbedienti. Sono dei minion obbedienti. Allora uno muore. Ok. Forza. Oh, non immaginate la soddisfazione che si può provare a fare questa cosa. Ok, come vedete il gioco è molto buono e ci segnala perfettamente quello. Va evitato. Adesso noi salteremo e ci cascheremo sopra, scommettete? No, ce l'ho fatta. Sono diventato bravo. Davvero. Quello è brutto. Ah, l'ho presi tutte e due. Sono riuscito a prenderli entrambi. Fantastico, meraviglioso. Stravolgente. Non si dice stravolgente. Silenzio. Allora. Ok. Aia. Questa era molto meglio. Ma
qua conviene scappare. Ai 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 ai. Ok. Non andrà a finire bene questa cosa. Di nuovo? Olè. Non possiamo fare altro che fare perri, purtroppo. E calla. Va a finire malissimo, eh. Ok. L'avevo detto che sarebbe andato a finire malissimo. You have been slain. Già. Non ho intenzione di farlo. Addio. Di nuovo. Grazie. Gentilissimo. Ancora? No, di nuovo. Molto gentile. Ah, aspettiamo qua, così compare. Bene. Dovrebbe essergli rimasto ben poco. E infatti. Ce l'abbiamo fatta. Non è stato così difficile, me lo ricordavo molto più difficile questo pezzo. Tra un po' arriviamo a dove non sono mai stato. Via! Questa non è stata una buona idea, vero? No, no, no. Olè. E l'ambiente cambia e si adatta. Attenzione. Cosa sta per accadere di nuovo? Scheletri! Sì, stiamo abusando del Perry. Aia. Aia. Figlio di... Olè. E adesso abbiamo un gargoyle da affrontare. Un gargoyle che sputa fuoco, eh. Appena in tempo. Ok. Degli spiriti. Spiriti. Ancora, per favore. Se poteste raccogliervi, tipo. Così, venite tutti qua. Zitto tu. Niente, facciamo la vecchia maniera, eh. Un po' di... di falcia falcia funziona sempre. Scusi, signor Gargoyle. Mi ha bruciato le cappette. Si può dire cappette? Questo lo posso parare. Dai, spara. Sì, lo posso parare. Non è una cosa pulita, ma lo posso fare. Ok. Questo è un lacco di sangue. Non ho letto cosa c'era scritto. Oh! Tu fai male. Sì, fai veramente male, quindi... Un portale si è aperto. In dove? Eccolo! Ciao, portale! E ci siamo. Non sono mai andato oltre. Questi li posso respingere. Oh mio Dio, che rivelazione sconvolgente. Liscio. Prego, sparate pure. No. Quello a cosa servirà? Ad aumentare gli HP, immagino. Non a guarire. Vediamo, eh. Interessante. No.
Noto con piacere che non hai capito nulla, Beredir. No, semplicemente cura. Ma... peccato. Avrei preferito un aumento degli HP. E anche un'eventuale cura. Siamo stati intrappolati dallo sciame. No, scusate, dal... Live è tipo il nido. Viene formicaio, non formicaio. Qui ci sono le cose, tipo le api. L'alveare, l'alveare. Ma serio? Si è aperto un sentiero. Vieni da qua, vai, sennò Ciccio Bello lo rompe. Ok, grazie, vieni. Vieni qui, su. Vieni bello, su. E dai, non mi ammazza adesso. Oh. Non ho trovato un save point da un po' in realtà. Ok. La cosa un po' mi preoccupa. No, eccoci qua, ci siamo. Ora mi sento molto meglio, devo dire. Scheletri. E scheletri rossi. E li posso uccidere tutti insieme, che bello. La goduria di questo Perry voi non ne avete proprio idea. Aia. Wow. Ok, sono praticamente... Ah, la miseria. Liscio. E niente da fare. Ho fatto la stupidaggine. Qua è stata veramente una stupidaggine mia. Un po' più aggressivo forse, eh. Eh sì, direi di sì. Si può andare aggressivamente, dai. Che fare il Perry? È godurioso. Ecco. Puoi andare giù. Ma seriamente, dai! Dannazione. Però no, le vite sono infinite, teoricamente. Ricominci dal save point, molto banalmente. Ah, questa cosa è un po' disturbante. Cioè, mi dà, volendo, delle uscite di scena strategiche, non mi piace. Allora posso respingere. Oh, questo cambia tutto. No. Beh, quantomeno non sono l'unico idiota. Questo? Ok. Meno male che non ci sei passato attraverso. Taglia, 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 taglia. Oh, cavolo. Quello non era da parriare. Questo era da parriare. Facciamo un ultimo tentativo, va? Ma chissà, magari questo gioco vorrei anche divertirmi a portarlo. Che in effetti è veramente divertente. Voi non avete idea della goduria che si prova a fare Perry. Forza. Ancora. Bravo. Non ho ben capito cosa sia successo, ma lo accetterò comunque. Ora tagliamo le piante. Siamo il giardiniere Willy. Giardiniere Willy siamo. Allora.
Fatti ammazzare. No, eh. Va bene. E uno. Ok. Ora si può fare. Prima regola. Sempre prima i trascettini. Perché di solito non fanno tanto male. In questo caso sì. Ma rompono l'anima. Ho un simpatico punto di spawn. Vieni, vieni. No. Mi serviva un parry e non ci sono riuscito. Perché sono un idiota. Questi sono più grossi o sbaglio? Boh, mi sembravano più grossi. Chi può dirlo? Vabbè, sono comunque dei beholder. No, ho perso l'occasione. Volete morire, per favore? Ah, questa non andrà a finire bene. Sì, è andata a finire bene. Mi lamento sempre. Crepate. Ok. Vieni. Ok. Un altro parry e dovremmo esserci. Sì, decisamente. Buono così. Sì, certo, io sto qua per te, no? Ah! Ma come... come dovrei fare a quel punto? Oh, grazie. Mi hai salvato la vita, grazie. Sei stato gentilissimo. Ok, uno. Come osi schivarmi? E uno. Poi. E due. E tre. Quattro colpi. Ed è andata. Perfetto. Adesso sì che ci siamo. Sì. Perché prima non... ah! Ma che... ah, questa cosa non ha senso. Oh, i danni. Ah, perché... capisco. In pratica non si ferma tutto quanto, cioè non diventiamo immuni ai danni nel momento in cui stiamo nella fase da parry. Quindi loro ci infliggono comunque i loro danni. Direi di farci questa boss fight. Chi osa profanare il mio santuario? Ah, sangue di uomo fresco. Miei semi. Non ho idea cosa significhi tribe. Fatti da parte, creatura. O sarai forzata a essere tagliata? Nel frattempo Fanatical ci avverte di alcuni sconti. Spero che ci siano ancora per voi. Sì, prova. Prova le punture delle mie spine. Il tuo corpo marcescente nutrirà il mio terreno.
Se non ti sottometti, perirai. Ok. Può parriare? Sì, può parriare. Ok. Aia! Bella prova. Liscio. No, no, no. Decisamente ha vinto lui. E anche in maniera brutale. Ah, ma il save point era là. Allora a posto, sì, 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 bravi, bravi. E una. Liscio di nuovo. Liscio di nuovo. Ok, ho capito. Più o meno, forse. Giro, giro tondo. Wow. Ok. Non ne ho più. Ok, è stato un azzardo, ma è stato funzionante. Premi attacco per onorare. Ok, sta nutrendo la terra adesso. Abbiamo la chiave di sangue. Prima della sua caduta, questa torre era un simbolo di forza e forniva asilo a coraggiosi difensori di Chat. Saccheggiata e invasa dagli assassini al servizio di Lord Vrall, questa struttura, un tempo nobile, ora giace grigia e fredda come una lapide dimenticata. Signori, io continuerei all'infinito questo gioco perché mi sta divertendo parecchio, ma il tempo a disposizione è scaduto. Quindi vi invito a iscrivervi, mi raccomando, andate a vedere anche qualche altro video. Li trovate, quelli della quarantena, li trovate tra pochissimo. E... See ya, Weirdos!